Dopo il Natale solidale, anche l'Epifania solidale nel comune di Castel San Giorgio, grazie all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Alanzar, che ha voluto donare 100 calze ad altrettanti bambini di famiglie bisognose del comune di Castel San Giorgio. Promotrice dell'iniziativa l'assessore Justin Galluzzo. Assessore, perché questa iniziativa? Allora, perché questa iniziativa? È un'iniziativa che l'abbiamo proposta ogni anno, l'iniziativa è stata fatta ogni anno. I disabili è una fascia diversamente abili, sono ragazzi che vanno incentivati, vanno aiutati, vanno motivati, va dato un sostegno soprattutto alle famiglie. Sono piccoli gesti che fanno bene al cuore e sono gesti che l'amministrazione Lanzara fa col cuore sentitamente. Ecco, entriamo nei particolari, nei dettagli di questa iniziativa. Voi avete fatto delle calze riempite con prodotti forniti da negozi locali e consegnate come? Con quale criterio? Allora, con le dovute precauzioni, lei sa benissimo che siamo invasi da questa pandemia che ci sta segnando e più avanti va diventa ancora più pesante, più difficile la situazione. Abbiamo delegato a Protezione Civile e Croce Rossa, si sono resi disponibili a questa iniziativa. E hanno iniziato già ieri, oggi finivano ancora le consegne, che noi abbiamo all'incirca 90 disabili, tra quelli dichiarati ci sono anche altre persone, altri disabili che per tanti altri motivi non sono stati dichiarati, ma abbiamo pensato anche a queste altre persone non dichiarate, quindi abbiamo cercato di non trascurare tutti. La calza arriverà, hanno iniziato ieri, oggi. E chi non l'ha ricevuta per varie necessità o perché non era in casa o per altre motivazioni, domani provvederemo alla consegna sempre della calza. Ecco, è un'iniziativa concreta da parte dell'amministrazione per essere vicina a queste persone bisognose, aiutarle e stimolarle a fare sempre meglio. Noi non dimentichiamo, perché l'abbiamo fatto con la calza solidale. Pasqua ripeteremo la stessa iniziativa. Ogni anno abbiamo fatto manifestazioni diverse, un piccolo pensiero, un piccolo gesto per queste persone indifese, che hanno bisogno di essere, di avere un po' di calore. Ed è giusto che l'amministrazione Lanzara non dimentica questa fascia così debole, così delicata. Assessore, cerchiamo di fare un progetto dei programmi per il 2021. Il 2020 ha condizionato e caratterizzato in negativo la nostra vita con il virus. Quali sono i propositi per il 2021? Quali i vostri progetti del suo assessorato? Allora, i miei progetti sono tanti, 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 a partire dalle varie opportunità, politiche giovanili e anche, ma mi permetto di dire, anche manutenzione. Il territorio è vasto per quanto riguarda la manutenzione, ma cercherò di non trascurare nessuna frazione. Per quanto riguarda le politiche giovanili, io sono vicina a giovani, sono aperta ai giovani, per qualsiasi iniziativa sono disponibile. Chi dà vita al paese sono i giovani, sono le associazioni del posto, quindi il nostro futuro. È il nostro futuro, quindi prego a tutte le associazioni, a tutti i giovani che hanno iniziative e voglia di fare, io sono a disposizione. L'amministrazione Lanzara ha le porte aperte. Per quanto riguarda le pari opportunità, pure ci saranno altri progetti, cercheremo di fare qualche convegno, cercheremo di stimolare, di non trascurare tutto.